Buongiorno a tutti, da Enrico Malverti. Sono le 8:59 del 12 marzo 2020. Il future sull'Italia avrebbe già dovuto aprire da un'ora e ancora non scambia. Abbiamo una situazione veramente pesante sui mercati finanziari, andiamo a vedere quelle che sono le performance in questo momento, partendo dal Bitcoin meno 7,39, il crude oil meno 5,31, il DAX meno 5,47, positivo il Bund 0,25, il FTSE MIB indice teorico perde il 6% e abbiamo il mini Nasdaq meno 4,23. Veramente una situazione abbastanza pesante, poi anche in leggero recupero rispetto a un quarto d'ora fa. E se andiamo a vedere quella che è la situazione, questo è il future scadenza marzo del FTSE MIB che vedete ancora aggiornato alla chiusura di ieri sera con una posizione in hedging che ho nuovamente riaperto. Se andiamo a dare un'occhiata ai mercati americani, eccoci qua, andiamo sul mini S&P, sul grafico settimanale, vedete che ha trovato sulla sua strada il supporto sui 2590 punti, che è veramente uno degli ultimi baluardi prima di rischiare di affondare successivamente verso i 2400 punti, andando verso i minimi del 2019. È molto importante in una situazione di così grande incertezza, di così grande difficoltà per l'Italia e per il mondo intero, che guardando ai mercati finanziari si contenga il rischio. È fondamentale per la nostra salute, per la salute di tutti, stare a casa, cercare di non uscire solo per lo stretto necessario, chi può, perché ovviamente ci sono anche persone che sono costrette a lavorare, chi è costretto a lavorare, proteggersi il massimo possibile è sui mercati finanziari per chi fa questo lavoro, per chi deve comunque amministrare i propri risparmi, anche qui protezione, hedging, quindi cercare di lavorare soprattutto intraday per chi può o diversificando multiday con le coperture. L'ideale sono i future, chi non potesse utilizzare future per questioni di disponibilità o di esperienza utilizzi ETF o CFD o altri strumenti che consentono di poter diversificare il portafoglio e andare a sterilizzare le posizioni. Vi ringrazio dell'attenzione, rimango disponibile per qualunque tipo di suggerimento o richiesta dal punto di vista anche didattico. Buon trading a tutti e mi raccomando, sangue freddo e rimanete a casa come ci siamo detti poc'anzi.